Ce n'era una buona e una meno buona. Ha avuto la goliardia, è una roba degli anni 30, 40, 50, finita quasi negli anni 60, però ancora sopravvive in grandi università come Urbino, come Bologna. Io ho avuto la laurea in goliardia da Umberto Eco, a Bologna. E le abbiamo cominciato con l'umorismo goliardico. Perché Umberto Eco mi ha detto: tu hai fatto il clarinetto, che è una canzone con un doppio senso tipicamente goliardico, che la chitarrina e il clarinetto. E io ho detto: caro Umberto Eco, tu hai fatto il pendolo di Foucault, che pure lui non si scherza. E poi mi sono guadagnato la laurea in goliardia facendo una domanda al rettore magnifico dell'università, come si chiamava? Fabio Roversi Monaco. Aula Magna di Bologna, dell'università, 400 anni di università, perché è la più antica università d'Italia, quella di Bologna, e io ho fatto l'esame al coso. Mi deve dire: non si sarebbe dovuto rompere, che tempo è? Allora Fabio Roversi Monaco si è avventurato: futuro anteriore, no, condizionale posteriore, tu non lo sai, nessuno lo sa. Non si sarebbe dovuto rompere. C'era tutta l'aula in grande silenzio. Cattivo tempo. Il tempo è preservativo imperfetto. Naturalmente c'è stato un boato nell'università. Tipico umorismo, diciamo, goliardico, però non terribile, dissecretorio, cattivo come l'umorismo di oggi. Però voi vi rendete conto che questo